Tutto Flop. Speciale mercato. In studio, Roberto Baldelli. Siamo qui a parlare un'altra volta di volley mercato femminile. Siamo qui per parlare. Io ho letto l'articolo di mercoledì 31 maggio che parlava Foppo Pedretti, parla Bonetti. Passi avanti molto piccoli. Il presidente sulle difficoltà, trovati dei soldi ma non bastano, mancherebbero 200-300 mila euro. Allora siamo qua per parlare di che cosa? Mi sto arrabbiando moltissimo in questi giorni. Vedo molte squadre che si stanno rinforzando, stanno comprando. E allora, noi chi siamo? Siamo lì, col punto in domanda. Siamo lì qua a squarciagola, siamo lì per sapere il futuro del nostro Foppo Pedretti. Si stanno rinforzando le squadre. Konajanov ha preso la Fabris, Gorgonzola Novara ha preso la Gemmeier. Ieri c'era sull'articolo che la Foppa prendeva Papa Fotiu, ma invece Papa Fotiu col binocolo probabilmente va con Iano. La Malinov era nel mirino di Bergamo, probabilmente va a Pesaro. La Loda da Scandice è andata a Monza. Io una domanda voglio fare. Secondo voi la Piccinini torna a Bergamo? Per me sì. Io ho due news da darvi. Per me potrebbero arrivare queste giocatrici. Lo speriamo in bene. Spero che arrivi una certa Maraguschi di Montichiari. Io spero che arrivi una certa Tonsia. Speriamo in bene di questa cosa. Mi sto arrabbiando per quel cosa. Cosa vogliamo fare andare avanti? E allora noi chi siamo? Per me senza la pallavolo non è niente. Allora vi auguro a tutti una splendida giornata o serata a tutti. Buona continuazione.